In collaborazione con Consorzio Agrario Lombardo-Veneto. Fedeli alla terra. Il miglior grana padano lo trovate solo nel punto vendita del caseificio europeo a Bagnolo San Vito. Ed inoltre, a completare l'offerta del gusto, troverete carni suine, bovine e pollame provenienti dai nostri allevamenti garantiti. Caseificio europeo, meta ideale per palati esigenti. A Bagnolo San Vito. Buonasera, buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Confini oltre l'agricoltura, un'altra puntata della serie dal punto di vista di, e stavolta ospite d'eccezione è Coldiretti Mantova, che è qui oggi rappresentata da Giuseppe Groppelli, presidente, buongiorno, presidente di Terra Nostra, l'associazione che si occupa di agriturismo, di ambiente e di territorio appunto per Coldiretti. Insieme a lui abbiamo il piacere di ospitare oggi qui a Confini anche Maurizio Pellisser, neopresidente del Parco del Mincio, buongiorno a lei Presidente, e del GAL Colline Moreniche. Con loro parleremo ovviamente di turismo rurale, a contatto con la natura, di cicloturismo e di tutte quelle iniziative che possono valorizzare il territorio ma che possono anche rappresentare una nuova occasione di reddito per gli imprenditori agricoli. Noi però partiamo come sempre dal nostro servizio di copertina che ci parla dello stato di salute dell'agriturismo e anche delle problematiche che potrebbero scaturire dall'impatto, dall'introduzione dell'IMU. Andiamo a vedere subito il primo servizio. L'agriturismo gode di ottima salute, un settore in controtendenza che a quanto pare non risente del morso della crisi, a differenza della ricettività tradizionale, che invece sconta una flessione tangibile. I dati parlano chiaro, secondo le stime di Coldiretti per le festività pasquali, la scampagnata low cost ha battuto la vacanza vera e propria, facendo segnare una crescita delle presenze del 3% in agriturismo. La tendenza a risparmiare con vacanze più brevi e vicine a casa, anche per il caro benzina, privilegia dunque la campagna. Oltre 200.000, sempre secondo l'organizzazione, sono stati gli ospiti registrati nel lungo weekend pasquale negli oltre 20.000 agriturismi sparsi per la penisola. Ma i risultati positivi non si limitano alla Pasqua. Il turismo rurale in Italia è stato negli ultimi anni protagonista di uno sviluppo considerevole. Gli agriturismi, che ne rappresentano un po' l'emblema, hanno riportato tra il 2000 e il 2010 un incremento consistente degli arrivi, più 160%, e delle presenze, più 111%. Di queste, oltre il 50% proviene da oltre confine. Ma qual è la formula di questo successo annunciato? È presto detto. La capacità di mantenere inalterate le tradizioni enogastronomiche, sottolinea la Coldiretti, così come l'offerta di servizi innovativi per sportivi, nostalgici, curiosi e ambientalisti, come l'equitazione, il tiro con l'arco, il trekking o più semplicemente attività culturali come la visita di percorsi archeologici o naturalistici. Un settore dell'agricoltura determinante dunque, destinato però anch'esso a subire gli effetti dell'IMU. Basti pensare che spesso le aziende agrituristiche sono strutture complesse, composte da numerosi fabbricati storici e non, rurali e ad uso strumentale, stalle, magazzini, ricoveri per attrezzi, fienili, che in precedenza erano esclusi dall'ICI e che ora invece rientreranno a pieno titolo nella tassazione. Eccoci in studio. Groppelli, facciamo una fotografia insomma della situazione degli agriturismi nel Mantovano. Tra l'altro è stato pubblicato recentemente dal Corriere della Sera un bilancio così degli agriturismi in Lombardia. Sono 1327 le imprese censite in tutta la Lombardia, il dato è regionale, però è un dato che si riferisce al 2011, quindi si presume che il dato sia in crescita.
con un trend appunto di crescita fra il 6 e il 7%, quindi estremamente probabile che nel 2012 il dato sia anche superiore. Mantova tra le province con il numero di agriturismi così più alto, Mantova 215, Brescia 277, Pavia 211. Groppelli, com'è andata la Pasqua per gli agriturismi? Ma la Pasqua è stata veramente una boccata d'ossigeno, previsto questo inverno molto lungo e molto difficile, visto da tante controversie sia da un punto di vista, se diciamo così, economico, anche da un punto di vista che ci ha visto poi fibrillazione con le nuove, con il nuovo decreto Salvitalia del capo del governo Monti, quindi è stata veramente una boccata d'ossigeno. Certo. Quello che risulta dai nostri dati del circuito di Terra Nostra, abbiamo, tutte le aziende hanno fatto il pieno, chi aveva ricettività ha riempito, chi aveva ristoro anche loro hanno tenuto. Bene. Chiaramente il problema cos'è? Che la Pasqua viene una volta all'anno, bisogna cercare di dare una certa continuità e qui noi continuiamo ad affermare che l'agriturismo deve assolutamente valorizzare la sua caratteristica peculiare, cioè ogni imprenditore agrituristico oggi deve dire dove è situata la mia azienda, cosa fa la mia azienda e come io posso tramutare in un punto mio di forza questa mia caratteristica che ogni singola azienda agricola ha. Certo. Perché abbiamo le aziende agricole sono sull'argine del Po, abbiamo le aziende agricole sulle colline dell'Alto Mantovano, abbiamo le aziende agricole, qui abbiamo anche il presidente del parco, il neo presidente del parco, il dottor Maurizio Pellizzer, che quindi anche lui poi ci spiegherà determinate cose, quindi abbiamo aziende agricole in zone di tutela riservata che secondo me anche lì non diventa solo un vincolo ma può essere un'opportunità maggiore. Certo. Io invito questo, parlo tantissimo con operatori del settore agrituristico e anche operatori del settore commerciale, dico sempre analizzate le vostre aziende, guardate dove sono e puntate effettivamente sulla valorizzazione di queste peculiarità che avete solo voi. È il legame con il territorio. È il legame col territorio. Che va incentivato e che va valorizzato. E allora ha chiamato in causa il dottor Pellizzer, neopresidente, lo ricordiamo, del Parco del Mincio. Com'è andato il turismo tra Pasqua e Pasquetta? Guarda, il turismo come è andato bene, considerando però la stagione, perché purtroppo l'inizio d'aprile non è stato caratterizzato il tempo da, quelle, non ha aiutato, da quelle giornate che invece hanno caratterizzato magari il mese di marzo. Esatto. Noi ne abbiamo avuto particolare riflesso perché con l'inizio di aprile abbiamo sostanzialmente aperto uno dei fiori all'occhiello del Parco del Mincio, che è il Parco delle Bertone come centro di popolamento Cicogne, peraltro un centro molto visitato dai ragazzi, dalle scuole, e che in questa stagione, perché questo è un parco peraltro non autoctono, sono specie anche che arrivano dalle parti del mondo, quindi è un bel luogo da visitare per scoprire anche il mondo immerso in un contesto mantovano. Diciamo che però, nonostante tutto, come diceva il presidente di Campagna Amica, effettivamente il periodo ha anche permesso alla gente di frequentare le zone nell'immediata vicinanza, certo, della propria città, quindi sicuramente i mantovani hanno frequentato le colline moreniche, io abito a Castellaro Lagusello, quindi in quei giorni di Pasqua e Pasquetta effettivamente quei territori sono stati molto frequentati, molto visitati, perché obiettivamente il tempo non permetteva di andare al mare. Ecco, il vero aspetto importante sul quale rimarcare con forza l'importanza di una realtà come il Parco del Mincio, come sono tutti questi centri dove c'è un particolare interesse ambientale, è quello che non deve diventare un qualcosa che si va a vedere quando non c'è qualcos'altro da fare. Certo. Deve essere un qualcosa sul quale bisogna porre con forza l'attenzione, perché diventa a tutti gli effetti un qualcosa che turisticamente ha la sua importanza, ambientalmente non sarebbe diversamente riserva o parco, ma in ogni caso deve diventare, come si diceva, un'opportunità da cogliere tutto l'anno, perché certo, questo sarebbe il grande salto di qualità, il fatto che il parco deve permettere, al di là del mantenimento, della conservazione, ma anche uno sviluppo economico, perché non dobbiamo mai dimenticare che il parco siamo noi, il parco sono gli agricoltori che vivono all'interno del parco, che hanno permesso che il parco si mantenesse nella situazione in cui oggi è, e quindi dobbiamo creare una sorta di rapporto solidale
perché ciò che può servire a loro può servire al parco per continuare ad alimentarsi, ciò che serve al parco può servire agli agricoltori per migliorare e diversificare la propria attività agricola. Questo credo che sia un aspetto importante che dobbiamo con forza rimarcare, perché diventi veramente motore indotto anche economico da parte della comunità mantovana. Certo. Quindi insomma non deve essere l'alternativa, una delle alternative, ma deve diventare la priorità, mi pare. Perfetto. Di capire. Groppelli, come stanno affrontando gli agriturismi la questione dell'IMU? La citata prima. Sì, sì, ha portato un po' qualche problema, ne avevamo discusso anche l'altra volta quando c'era l'assessore Castelli, che era, allora era solo diciamo, un parlare, un vociferare di notizie, ecco. Adesso la cosa si sta concretizzando, la lotta sindacale, infatti, come Coldiretti e altre associazioni di categoria, sono riusciti a ottenere questo, diciamo, piccolo sconto dell'1,70, che poi l'aliquota fissata all'1,75. Chiaramente sappiamo che gli amministratori non potevano e difficilmente riescono poi a far quadrare i bilanci senza o ridurre oppure senza applicare questa aliquota. Questo purtroppo è un dato di fatto e nessun amministratore, nessun sindaco penso ce la faccia a fare una cosa di questo tipo. Ci sono un paio, due, tre comuni che hanno detto no all'IMU, c'è qualche caso, c'è qualche caso di qualche sindaco coraggioso, devo dire, ovviamente ha avuto il sostegno di tutta la cittadinanza, però qualche piccolo comune, loro un plauso a queste condizioni, sono perché stati molto coraggiosi. Perché dire. Il ruolo del mondo agricolo, io lo sottolineo sempre, un ruolo molto importante, perché sembrano cose scontate, ma il ruolo dell'agricoltura è quello che ci mantiene il paesaggio, ci mostra proprio ogni caratteristica, anche i giochi di colore delle varie coltivazioni, ce lo rende attraente, ce lo rende unico. Sì. E queste cose che sembrano così scontate, non sono scontate, perché dietro c'è il lavoro dell'uomo, di persone che dedicano ore, e queste ore non vengono mai quantificate con un valore economico. Ma il valore poi è quello importante del patrimonio nostro territoriale. Certo. E questa è sempre stata una politica che abbiamo cercato di portare avanti come Coldiretti e continuare a far capire a chi è a livelli politici a Roma. Quindi sembrano cose scontate, in realtà non le sono. Un altro esempio, come il discorso dei pannelli fotovoltaici, sembra scontato il fatto che uno li debba mettere solo sui tetti, invece queste cose oggi non sono tutte così scontate, abbiamo praticamente un abuso di suolo agricolo che viene utilizzato per questi pannelli fotovoltaici, per questa tra parentesi energia pulita, quindi ripeto, l'agricoltura ha questo ruolo importante, è stata additata come da altre attività commerciali artigianali, coloro che non hanno mai pagato o non hanno contribuito, hanno contribuito tantissimo, specialmente in zone come nel Mantovano, diceva prima il presidente del parco che vive a Castellaro Lagusello, anch'io vivo Castellaro Lagusello e con mano tocchiamo il lavoro fatto dagli agricoltori in questi anni, ma non solo Castellaro, nel territorio di Monzambano, nel territorio di Volta, di Ponti, di Solferino, cioè tutto il territorio delle colline moreniche, dove tanti, quindi però tante attività, dico, ma la piccola Toscana, mi piace chiamarlo come soprannome, però noi siamo in provincia di Mantova, abbiamo le nostre caratteristiche enogastronomiche, sono dolci colline, belle, mantenute dal mondo agricolo. Gli agriturismi si stanno adoperando, ripeto, la mia paura era quella di togliessero fondi alla promozione, e questa purtroppo è un dato di fatto che c'è. Grazie al cielo si sta muovendo il pubblico, abbiamo avuto anche questi tre GAL in tutta la provincia, il GAL Colline Moreniche, sì. il GAL dell'Oltrepò e il GAL Olio Po, che hanno portato dei soldi pubblici per far sì di promuovere i nostri territori mantovani. Poi lo vediamo, abbiamo qui anche in duplice veste di Presidente del Parco, Presidente anche del GAL Colline Moreniche, le attività
attività in generale e soprattutto anche quelle agrituristiche e anche tanti bed and breakfast sono un po' agitati. Perché? Perché i comuni hanno meno risorse e vedono questo territorio un attimino, penso che non venga fatto un lavoro, secondo me è stato fatto un lavoro molto importante in questi anni, è un lavoro che si vedrà magari tra 6 mesi, magari anche a breve, anche tra 1 mese, 2, che con un po' di pazienza secondo me si vedrà effettivamente tutto quel lavoro che è stato fatto prima, perché chi ha pensato di portare questi gruppi di azione locale effettivamente ha avuto una giusta visione, perché hanno lavorato bene, molto assolutamente. Bene. Assolutamente. Tra l'altro per gli agriturismi insomma c'è stata una bella novità, perché viene vista così positivamente la riduzione del moltiplicatore, stiamo parlando di IMU per questo calcolo, viene ripristinata la franchigia, quindi insomma ma tutto sommato sì, c'è questa tegola, lo dicevamo prima, sugli agriturismi, però forse un attimino attutita da, sì, queste novità. La nostra parte la facciamo anche noi. Sì. È chiaro che quando si parla di agriturismo parliamo di aziende agricole, quindi aziende agricole ancora attive, perché l'agriturismo è connesso all'azienda agricola, dove in questi beni strumentali troviamo questi, appunto, queste rimesse che sono... A volte ci sono sotto questi trattori. Il peso effettivamente sarebbe stato davvero così terribile per le aziende agrituristiche, perché comunque se si parla di granai piuttosto che di stabilimenti o comunque di spazi dove lasciare le macchine agricole, quindi spazi ampi, ecco. Il peso, certo, poteva essere davvero terribile per queste imprese. Ma il timore che questa patrimoniale, effettivamente, poi bisognerà vedere le esigenze delle casse dello Stato, chiaramente questo è un primo tassello. Come associazioni di categoria siamo sempre molto attenti, certo, a cercare di tamponare queste cose, però chiaramente un primo tassello è arrivato, certo, anche perché il mondo agrituristico e quindi la multifunzionalità dell'azienda agricola sta dando anche delle risposte in caso di occupazione. Tanti giovani che prima abbandonavano le campagne stanno guardando le loro realtà in casa propria e creando un attimino uno sviluppo anche di questo. Quindi ci terrei anche a sottolineare che è vero sì che il mondo agricolo occupa il 3%, ma in realtà muove il 27% del PIL nazionale. Quindi anche queste secondo me sono delle prospettive, delle realtà che sono molto molto interessanti. Anche nel comune dove sono io, Monzambano, vedo che tanti giovani stanno guardando queste realtà. Ecco. Bene. Abbiamo sentito come stanno gli agriturismi, andiamo a vedere adesso come sta il Parco del Mincio, perché se gli agriturismi hanno il loro bel da fare insomma con l'IMU, anche il Parco del Mincio comunque ha i suoi problemi, bracconaggio e pescatori di frodo. La primavera non ha regalato fino ad ora bel tempo, ma cacciatori fuori legge in abbondanza, quelli purtroppo sì. Per le guardie del parco c'è stato molto lavoro da sbrigare e ora ci si chiede come fare per scommettere ancora sul turismo tutelando il patrimonio ambientale. Andiamo a vedere il servizio. Trappole piazzate tra l'erba alta, bracconieri e pescatori di frodo. No, non è la scena di un film, ma è quanto sta succedendo al Parco del Mincio. Con l'arrivo della bella stagione sono tornati i vecchi problemi tra potature selvagge e cacciatori fuori legge. Per le guardie ecologiche del servizio di vigilanza attive tra l'Alto e il Basso Mincio, in questi primi weekend di primavera c'è stato molto lavoro da sbrigare. La situazione è sotto controllo, ma a quanto pare il rispetto delle regole è ancora un obiettivo difficile da raggiungere. Nei giorni scorsi un gruppo di bracconieri è stato individuato e bloccato sul canale navigabile nei pressi di Roncoferraro. Le guardie, aiutate dai carabinieri della locale stazione, hanno posto sotto sequestro e reimmesso in acqua almeno 100 kg di pescato, anche di grandi dimensioni, che sarebbe stato destinato alla vendita. Poche ore dopo, invece, nella riserva naturale della Vallazza, un altro gruppo di pescatori abusivi si è dato alla fuga, abbandonando tutta l'attrezzatura, almeno 30 le reti sequestrate. Ancora nell'Alto Mantovano le guardie del parco hanno trovato tra i cespugli capi per la cattura delle lepri e nei pressi di Volta Mantovana un filare di gelsi secolari è stato sottoposto a potatura totale. Ecco allora che il turismo diventa un'arma a doppio taglio, un modo per promuovere il patrimonio
patrimonio naturalistico, certo, ma anche la concreta possibilità di assistere a un aumento di soggetti che intendono utilizzare il territorio in modo arbitrario e non legale, perpetrando abusi e illeciti quali appunto il bracconaggio e la pesca di frodo, ma anche l'abbandono sistematico e incontrollato di rifiuti, il taglio di alberi o l'utilizzo di mezzi motorizzati in aree protette. Il rischio c'è ed è concreto, ma natura e turismo possono coesistere a patto che le regole vengano rispettate. Eccoci qua, Groppelli diceva, ma pensate anche il bracconaggio e i pescatori di frodo. Ebbene sì, ne parliamo fra pochissimo, ora ci lasciamo per un istante di pubblicità, Confini torna fra poco, restate con noi. Consorzio Agrario Lombardo Veneto. Fedeli alla terra. La Confederazione Italiana Agricoltori a tutela del reddito delle famiglie agricole. CIA, Confederazione Italiana Agricoltori, è una risposta vera, competente ed autonoma per le aziende che vogliono affrontare il futuro. Con la nostra esperienza saremo al tuo fianco. Al mercante di Villa Franca, fuori tutto, con sconti fino al 70%. È bello spendere poco. Dopo oltre 30 anni, l'Offside di Mantova, punto di riferimento per il calcio, chiude lo storico negozio di Piazza Arche, con un fuori tutto, con sconti dal 30 al 70%. La svendita totale di scarpe, palloni e maglie originali inizia sabato 17 marzo. L'azienda agricola Merighi produce e vende freschezza. Il punto vendita direttamente in azienda offre prodotti freschissimi come le migliori zucchine, melanzane e peperoni. Venite a trovarci a Santa Croce di Sermide, in via Milazzo. Siamo aperti tutti i giorni, compresa la domenica mattina. Dal 28 aprile alla Valle dei Fiori a Mantova, Garden Show delle Rose. Valle dei Fiori ti offre 162.000 metri quadri di serre e vivai dove trovi tutte le piante con fioriture primaverili ed estive. Ci trovi a Mantova in via Parma 28, aperto domenica e festivi. Eccoci di nuovo in studio, parlavamo di bracconaggio, pescatori di frodo nel parco del Mincio. Pellizzer, neopresidente, sembra un'immagine così lontana dalla realtà, quello del bracconiere, certo. Eppure c'è anche qui da noi. Eppure c'è, eppure può far, come dire, allontanare quell'idea che si diceva poco fa, che il parco siamo noi, che la gente si è invogliata a frequentare il parco perché magari questa attività illegale può portare a dire, beh, insomma, dove c'è illegalità è meglio non andare, dove c'è il rischio di lacci o altre forme, uno può pensare che ci sia una pericolosità tale, certo, che per i bambini, per i ragazzi. Può comunque impaurire questa cosa. E quindi questo, per cui con forza queste cose dobbiamo cercare di evitarle con le guardie, le GEV, le guardie ecologiche volontarie, che sono più di 30, ma sono poche per il territorio vasto dei 13 comuni che caratterizzano il Parco del Mincio, per cui obiettivamente serve l'aiuto di molte persone, l'aiuto di tutte le realtà, anche associative, presenti all'interno del territorio, perché molte di queste azioni che sono accadute, compreso l'atterraggio di un... Sì, non l'abbiamo detto nel servizio, però c'è anche questo. Di un piccolo, esatto, aereo, di fatto è stato tutto controllato e poi denunciato attraverso anche l'intervento delle forze dell'ordine, i carabinieri. Per intenderci, c'è un ottimo rapporto con la Guardia di Finanza, si vogliono creare rapporti con le polizie locali, peraltro con la Polizia Locale di Mantova già c'è questo tipo di attività per presidiare e controllare le sponde dei laghi e di tutto quello che caratterizza l'aspetto fluviale, perché obiettivamente non soltanto da terra può accadere questa forma di delinquenza, ma può accadere anche attraverso i laghi e possono arrivare le battaglie particolari. Scusi se la interrompo, Presidente, diceva che è stata messa in atto comunque, cioè si sta studiando una
forma di collaborazione, di azione con Bergamo, con i Dunque, Vigili noi del Fuoco? Con i Vigili del Fuoco, obiettivamente per quanto riguarda il centro degli elicotteri di Bergamo, sì, che fa riferimento a Curno per quanto riguarda il sistema della protezione civile, Vigili del Fuoco e quindi per gli incendi boschivi, già il Parco del Mincio, che è struttura che ha tutti i requisiti e le autorizzazioni per fare prevenzione degli incendi boschivi, il responsabile è l'architetto Bruno Agosti, già quando accadono queste cose, ed è successo quest'anno, c'è stato l'intervento dell'elicottero da Bergamo per spegnere quelle situazioni che si sono realizzate in zone anche peraltro vicine ad alcune fabbriche, industrie, col rischio che potessero, certo, accadere fatti ben più gravi, già è grave l'incendio, è ben più grave se vanno a scoppiare dei bomboloni o altre forme che peraltro sono in un contesto delle immediate vicinanze del centro abitati, quindi dove ci sono scuole, dove ci sono realtà diciamo sociali. Stiamo realizzando un lavoro importante perché abbiamo avuto la sensibilità delle protezioni civili, che in provincia di Mantova sono parecchie, certo, sono peraltro molte, molto organizzate e soprattutto hanno questo grande spirito di volontariato che vogliono mettere a disposizione. E allora credo che chi ha compiti come il Parco del Mincio, che da solo non riesce a fare queste cose, grazie alla sinergia e sfruttando la collaborazione di queste protezioni civili, poter fare un'attività di presidio, perché già loro possono presidiare il territorio, e di coordinamento nel caso di succedano incendi di questa natura. Stiamo studiando insieme a loro un protocollo ed insieme alla protezione civile della regione Lombardia, un protocollo perché le protezioni civili, il Parco del Mincio, il Parco dell'Olio Sud, obiettivamente possono mettersi insieme ed in rete, perché quando accade qualcosa su una parte del territorio questa squadra di interforze possa muoversi a sostegno di un territorio piuttosto di un altro per prevenire quando è possibile oppure ridurre i possibili danni, certo, che fatti delittuosi possono comportare per il territorio stesso. È un, sembra un lavoro importante. È un lavoro, esatto, importante, che nasce dalla sinergia e dal fatto che la spesa sia esattamente pari a zero per la comunità, se non da parte del parco, insieme al contributo di Regione Lombardia, di un piccolo fondo perché questi devono muovere mezzi, certo, per poter pagare quantomeno, no, la benzina per spostarsi. Però obiettivamente un costo assolutamente pari a zero, se pensiamo il numero di persone che possiamo mettere in campo. Per cui un grande risultato, che è un segno di civiltà, un segno di attenzione e un segno che continuiamo a dirlo, perché dobbiamo far capire che il parco non sono solo vincoli, ma sono anche ambiente e territorio che possiamo utilizzare in tutte le forme, ed essendo il parco noi stessi che ci viviamo, dobbiamo in tutti i modi, con tutte le forme, lavorare per preservarlo e per lavorare perché tutti insieme questo lo si possa mantenere. Vero. Io faccio una domanda, ma la faccio a tutti e due, perché quello che si chiedeva un pochino nel servizio che abbiamo appena visto è: turismo e rispetto per l'ambiente e per la natura possono coesistere? Sì, però a patto che ci sia rispetto delle regole. Certo. Groppelli e poi Pellizzer, perché avrò una domanda in particolare per Pellizzer. Allora, guarda, questa cade giusta perché la settimana scorsa a Milano, nella sala convegni del Sole 24 Ore, abbiamo assistito a un bellissimo appuntamento che si chiamava Dentro il paesaggio, tra agricoltura sostenibile e turismo compatibile, dove c'era il presidente Marini, il ministro Catania, il vice direttore del Sole 24 Ore faceva da moderatore, tantissimi docenti universitari hanno detto la loro, tantissime persone, anche il Turing ha dato degli ottimi dati, dove ha visto ancora una volta il mondo agrituristico crescere, anche se sembra impossibile in un momento di difficoltà, sta effettivamente la multifunzionalità delle aziende agricole dando una risposta importante. Poi lo vediamo, perché abbiamo questi dati. E quindi da qui è proprio nata questa domanda, appunto. Ambiente e turismo e agricoltura possono coesistere? Secondo me possono coesistere, si devono rispettare, perché sono tre realtà, si devono rispettare. E può essere, secondo me, ripeto, il nostro punto di forza che abbiamo nel Mantovano, che ci può distinguere da altre realtà. Perché il Garda oramai ha sì e sta cercando di tutelarsi, però è molto, ormai è stato
cementificato, non ha, sono le località rivierasche che si stanno chiaramente promuovendo a livello internazionale. Però cosa succede? Noi abbiamo questa nostra piccola parte che può essere da volano effettivamente, Pellizzaro lo sa bene questo, l'ha capito da presidente del GAR, che può essere da volano per condurre le persone poi nel mantovano. Assolutamente. Mantova è, come si vuol dire, una provincia, sempre definita una provincia agricola, è ancora anche Mantova città, io sento a volte definire come una città, più che una città, un grande paese. Mantova è patrimonio dell'UNESCO. Abbiamo Sabbioneta, patrimonio dell'UNESCO, abbiamo dei paesi, Castellaro Lagusello, Bandiera Arancione, uno dei borghi più belli d'Italia, patrimonio UNESCO tramite i siti parafitticoli, che è diventato anche Bande di Cavariana, San Benedetto Po, abbiamo Le Grazie, che è una zona bellissima. Quindi secondo me il ruolo del Parco del Mincio può essere un ruolo importante. Assolutamente. Un ruolo importante di collegamento, e la ciclabile è già una dimostrazione. E poi ne parliamo di turismo. Di collegamento ambientale, e qui si può aprire a tantissime possibilità. Io sto notando questo, l'ho notato proprio anche dal mio sito internet, che sto avendo contatti tantissimi da siti di aree protette, quindi tipo il sito del Parco del Mincio, dove vengono inserite anche le attività che sono inserite in queste determinate aree. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che queste persone scelgono un posto dove fare vacanza che sia un attimino, tra virgolette, in un ambiente che sanno che non è tutelato, da un punto di vista ambientale, dove sa probabilmente questa persona che trova un certo rapporto, un certo ambiente, uno certo stile di vita, un certo modo di fare turismo. Io vorrei dire quasi un ambiente che è davvero naturale, dove sì, non c'è comunque così presente l'intervento dell'uomo. Pellizzere, insomma, abbiamo sentito, Mantova da provincia prettamente agricola si è trasformata nel corso del tempo in provincia dedita al commercio, quindi al terziario. Speriamo che diventi una provincia anche dedita al turismo, insomma, con questi presupposti, insomma, i presupposti ci sarebbero, ecco. Io vorrei chiederle un aspetto in particolare. Nel bilancio di previsione 2012 del Parco del Mincio si parla espressamente di un progetto di polo turistico ricettivo. Certo. Di che cosa si tratta, Presidente? In particolare si tratta del recupero di una zona che peraltro è demaniale, Fossamana, il forte di Fossamana, e all'interno di questa importante zona, che è nell'immediata a ridosso della città, ci saranno la creazione di un laghetto con spiaggia, di un centro ricreativo e di alcune stanze che possono essere che sono destinate a bed and breakfast, quindi a forme ricettive. Questo appunto all'interno del parco? Questo è all'interno, sì, di un'area a ridosso e periferica al Parco del Mincio, quindi, in parte all'interno. Quindi si possono tranquillamente unire le obiettivamente un recupero importante, perché va a valorizzare una parte della città, perché poi ci sarà un parcheggio, ci sarà una zona con percorsi vita, quindi elementi importanti. L'investimento è di circa 2 milioni di euro, il recupero di questo forte, che peraltro rappresenta un valore aggiunto, certo, anche da un punto di vista della storicità dei nostri luoghi. E credo che questo sia un elemento importante, ritornando alla domanda e al dibattito con Groppelli che stava avviando. Credo che il grande risultato lo si possa ottenere di far sì, come io dico spesso e sempre, che il turismo sia considerato una vera e propria attività economica alla stessa stregua dell'agricoltura. E quindi amo scherzare dicendo che non dovremmo più chiamare Camera di Commercio, Industria, Artigianato, quindi CCAA, ma dovremmo aggiungere anche un T a significare che anche il turismo deve avere con forza, perché oggi il turismo si è sviluppato, se tutto questo investimento che tutte le realtà pubbliche stanno mettendo in atto raccoglierà tutti questi risultati, li deve raccogliere, perché spendere può essere facile, non è uno spot pubblicitario, ma spendere, e siccome spendiamo soldi pubblici, lo dobbiamo spendere partendo dal presupposto che questi abbiano e debbano avere una ricaduta, e la ricaduta è quella di avere sviluppo economico, e quindi, certo, se c'è sviluppo economico, anche assunzioni, impiego di personale, che ovviamente dalle tradizionali forme di impiego del primario o del secondario possono essere dirottate a questa nuova forma che è il turismo, e che ovviamente un impiego nel turismo è un impiego in un settore in cui non c'è inquinamento,
è un'economia pulita, è un'economia tranquillamente rinnovabile, perché si continua all'interno dello stesso territorio. E prendo spunto da questo per tante iniziative. L'ultima, quella che qualche giorno fa c'è stata, che è quella dell'inaugurazione delle terre dell'Alto Mantovano, questa mostra alla Casa del Mantegna, in cui peraltro anche abbiamo il Parco visto. Del Mincio, esatto, è stata anche oggetto da parte della vostra emittente. E qui il tema di fondo, l'elemento che ha coordinato questa era ambiente, turismo e cultura. Come, coniugando queste tre forme, e sono importanti, si riesce a fare turismo. E allora dico, la cultura, che è la tradizione del paesaggio dell'Ottocento, dell'Alto Mantovano, è importante, perché questo paesaggio è stato ritratto perché gli agricoltori l'hanno mantenuto in questo modo. E quindi chi dipinge, che fa cultura, ha bisogno di un paesaggio e ha bisogno di chi gli consente di poter andare su questo paesaggio. E allora, se noi saremo in grado, e più saremo in grado, di coniugare queste terminologie che sono nella nostra quotidianità, riusciremo a fare un grande salto verso la direzione di uno sviluppo turistico, che è sviluppo economico, che è salvaguardia dell'ambiente, che è, in una parola che sta alla base, visto che è stato citato e quindi lo dico anche con orgoglio, del GAI, che è migliorare la qualità della vita. Certo. Noi dobbiamo andare verso questa direzione. Abbiamo parlato di turismo e natura, e allora andiamo a vedere come sta il turismo rurale in Italia e soprattutto che cosa propone. Gli ultimi dati economici sul turismo verde raccolti nel 9° rapporto EcoTour e da Coldiretti dimostrano che in Italia il turismo legato alla natura è sempre più dinamico, ben lungi dal limitarsi a rappresentare un settore di nicchia. L'indagine scientifica redatta da un osservatorio costituito da Istat, Eni e Università dell'Aquila illustra come parchi e riserve costituiscano i segmenti più rappresentativi del turismo natura, con una quota di mercato superiore al 35%, seguiti dalla montagna 23% e dal turismo rurale 18%. Sul fronte natura l'Italia naviga in ottime acque grazie ai suoi 871 parchi, oasi e aree protette, che coprono il 10% del territorio nazionale. Un'offerta ampia e variegata, se si aggiungono infatti gli ingredienti cultura, arte e storia, molto spesso legati a doppio filo al contesto naturale. Ma l'attenzione per il paesaggio non riguarda solo gli ecoturisti puri nei parchi e nelle aree protette, al contrario coinvolge tutte le principali destinazioni. Dall'indagine infatti risulta che nella scelta di una meta turistica la presenza di bellezze naturalistiche e paesaggistiche incide per il 55%, seguiti da cultura, arte e storia 49%, relax 33% e divertimento 22%. L'ambiente e il paesaggio non sono solo un patrimonio del paese, ma una leva competitiva per battere la crisi e tornare a crescere in modo sostenibile, commenta il presidente della Coldiretti, Sergio Marini. Il futuro dell'Italia si regge su quello che ha di unico e di esclusivo e sulla capacità di mettere queste peculiarità nei propri prodotti e nei propri servizi. Territorio, paesaggio, storia, cultura, alimentazione e tradizioni sono il vero valore aggiunto del Made in Italy. Insomma, il futuro dell'Italia sta tutto lì, nella terra, o meglio nella capacità di interpretare la terra attraverso servizi e prodotti, unendo paesaggio, storia, cultura, buona cucina e tradizioni, in altre parole valorizzando il Made in Italy. Eccoci in studio. Pellisser, continuo con lei, visto che abbiamo parlato tanto di turismo e natura, brevemente a che punto è il progetto PIA? Il PIA è un ottimo punto, nel senso che a ottobre l'ultimo punto era la verifica degli appalti, e sugli 11 milioni di euro che caratterizzava complessivamente il PIA, più di 8 milioni erano stati appaltati. Dei 17-18 enti interessati con il proprio progetto, soltanto due avevano chiesto una deroga all'inizio degli appalti. Quindi questo fa intendere che, siccome poi dalla data dell'appalto alla data di conclusione delle opere devono passare un certo numero di mesi, che il tutto si concluda nei tempi previsti. E questo è un indubbio risultato importante verso la direzione che lei poco fa diceva, perché questo piano integrato d'area, ecco, lo ricordiamo, PIA significa piano integrato d'area, che per noi interessa
l'asta del Mincio e delle realtà che ovviamente si affacciano, perché al di là dei 13 comuni che caratterizzano il parco del Mincio, si è inserito il comune di Cavriana, il comune di Borgoforte e la diocesi di Mantova con due interventi. E quindi obiettivamente questo lascia intendere che questa forma, piano integrato d'area, è una forma nuova in cui è necessario sicuramente fare sinergie, perché non possiamo, se vogliamo, come dire, diventare competitivi nell'ambito del turismo, pensare ad ognuno al proprio paese. Dobbiamo allargare, perché dobbiamo spingere per far sì che questi turisti che arriveranno, li dobbiamo mettere nelle condizioni di avere qualcosa da vedere. Certo. E in questo piano integrato d'area ci sono monumenti, ci sono percorsi, ci sono piste ciclabili, c'è tutto quel qualcosa di particolare che in modo specifico i cosiddetti abitanti del nord, parlo di tedeschi, parlo di austriaci, di olandesi, vogliono cercare quando vengono in vacanza da noi. E siccome loro sono abituati, a differenza di noi, a organizzarsi la vacanza, le prime cose che guardano il territorio per sceglierlo è che ci sia la pista ciclabile. Ecco. E io dico, noi abbiamo la pista ciclabile, già che c'è. Le programmazioni territoriali, i piani di governo del territorio dei comuni, dovrebbero lavorare per far sì che tutte le piste ciclabili possano dialogare tra di loro al di là dei confini amministrativi, perché in questo modo riusciremo a fare un grande circuito che possa visitare tutti i territori, passare davanti a tutti gli agriturismi, assaporare tutti i prodotti della cantina, vedere tutti i parchi che ci sono, in una forma nuova anche di trasporto intermodale che passa attraverso la bicicletta, attraverso le barche trasportate dalla bicicletta, attraverso l'uso con i sistemi delle linee di trasporto locale, di carrelli per portare le biciclette e quindi per poterli muovere, e si sa mai che verso questa direzione quell'ambizioso progetto della famosa Mantova peschiera non possa diventare una forma che può spingere e farla diventare non solo forma di turismo, ma una forma alternativa per far sì che Mantova possa raggiungere Milano velocemente. Ecco, abbiamo parlato di piste ciclabili e allora fra poco parleremo di cicloturismo, ma appunto ne parleremo fra poco perché adesso c'è la pubblicità, restate con noi. Consorzio Agrario Lombardo-Veneto. Fedeli alla terra. La Confederazione Italiana Agricoltori a tutela del reddito delle famiglie agricole. CIA, Confederazione Italiana Agricoltori, è una risposta vera, competente ed autonoma per le aziende che vogliono affrontare il futuro. Con la nostra esperienza saremo al tuo fianco. L'azienda agricola Merighi, dal 1986, produce e vende freschezza. 90 ettari di terra adibiti alla coltivazione di squisiti meloni e zucche che si possono gustare da maggio a ottobre. Azienda agricola Merighi, in via Milazzo, a Santa Croce di Sermide. Siamo aperti tutti i giorni, compresa la domenica mattina. Eccoci di nuovo in studio, stiamo parlando di turismo rurale, parliamo anche ovviamente di cicloturismo e allora all'inizio fu lo slow food, ora è la volta del turismo slow, ossia delle vacanze a basso impatto ambientale, a basso costo, ma soprattutto a tutta lentezza. Massima espressione di questo tipo di vacanza è il cicloturismo, che guarda caso è diventata una delle attività, delle iniziative principali proposte proprio dagli agriturismi.
Le vacanze della crisi non sono solo all'insegna del risparmio, ma anche lente, lentissime. Che siano luoghi esotici o paesaggi nostrani, al mare, in montagna o in campagna, la meta non conta, l'importante è raggiungerla con calma e preferibilmente a piedi. La nuova tendenza del viaggio infatti è rigorosamente slow e a emissioni zero. Prima regola dunque muoversi con mezzi alternativi all'aereo e alla macchina, preferendo bicicletta e treno. Che si tratti di un trend apprezzato lo dimostra il moltiplicarsi di associazioni, tour operator e iniziative che fanno della lentezza la parola d'ordine delle proposte turistiche. Una fra tutte, Movimento Lento, un'organizzazione che sul suo sito internet ha censito oltre 3.000 km di percorsi ciclabili in Lombardia, adatti agli appassionati della mountain bike ma anche ai turisti dell'ultima ora. E il bacino è davvero ampio, giusto per fare qualche numero, 2 milioni sono gli appassionati italiani della bicicletta, cui si aggiunge un potenziale di tantissimi ecoturisti che occasionalmente programmano vacanze in bicicletta. Oltre 6 milioni invece gli appassionati delle due ruote a livello europeo, con punte in Germania, dove il 44% dei vacanzieri, circa 22 milioni, utilizza la bicicletta in vacanza e quasi 4 milioni programmano vacanze sul Sellino con destinazioni privilegiate in Austria, Francia e Italia. L'agriturismo non poteva rimanere impermeabile a questa novità, quella del turismo sostenibile, un ambito in cui le opportunità di crescita economica ed occupazionale vanno a braccetto con la tutela dell'ambiente. È una scommessa che la Lombardia e la provincia di Mantova in particolare non vogliono perdere. Il cicloturismo, così come altri generi slow, dal trekking al nordic walking e perché no alle ippovie, rappresentano oggi una possibilità di crescita, oltre a costituire un'occasione importante per allungare la stagione turistica. Eccoci, insomma, cicloturismo sta prendendo piede, scusateci il gioco di parole, però insomma si sta diffondendo davvero in maniera molto forte, molto presente negli agriturismi. Lo diceva adesso Groppelli nel Fuori Onda, ormai è dato per scontato avere un parco biciclette negli agriturismi. Sì, è scontato, minimo una decina di biciclette, penso che ce li hanno tutti gli agriturismi che offrono alloggio, ma anche quelli di ristorazione. Tra l'altro c'è una bella iniziativa che è stata messa in campo da 3 agriturismi, se non sbaglio, della zona. È il circuito di Terra Nostra, che si chiama Agribike. Sì. Abbiamo, ma ormai saranno 5 o 6 anni che queste 3 aziende portano avanti, sono aziende, una a Gazzotto degli Ippoliti, l'altra a San Giorgio di Mantova e l'altra a Borgoforte, un circuito in anello dove una persona arriva, lascia giù le auto, partono, fanno il tragitto lungo un percorso già segnalato, dove ci sono dei punti di interesse da vedere, e il proprietario dell'agriturismo cosa fa? Porta le valigie all'alto agriturismo, quindi la persona arriva con la bicicletta e c'è già le valigie. Più comodo di così, direi che... Insomma. Guardi, è proprio l'ultima novità che le ho sentiti prima di venire qui, un gruppo per il Ponte di Maggio di 15 persone, quindi mi stanno dicendo che oltre hanno proprio un incremento anche il numero di persone che vogliono provare questa nuova forma. Beh, insomma, questo è assolutamente positivo anche per gli agriturismi, come lo dicevamo all'inizio, nuova forma di reddito integrativo nei confronti della prettamente agricola. Questa realtà, la zona che abbiamo indicato, questi 3 paesi, sono paesi del medio-basso mantovano, quindi una risposta in più in un territorio, diciamo, tra virgolette, non prettamente turistico come può essere l'alto mantovano. Poi insomma, medio mantovano, quindi ci si può guardare all'alto, si può guardare al basso e al Parco del Mincio magari? Indubbiamente, il Parco del Mincio è attraversato dalla ciclabile del Mincio, quindi ovviamente è chiaro che con particolare attenzione questa forma di turismo è importante, perché è un turismo sicuramente fatto di chi vuol rispettare la natura, che gradisce che ci sia l'assoluto rispetto delle regole, perché è un turismo che è fatto dai grandi ma è fatto anche dai piccoli, e quindi soprattutto è importante che questi possano operare nell'assoluta sicurezza. È un impegno importante, è un impegno che dà un grande valore aggiunto, e siccome nel Parco del Mincio si sviluppano territori che poi possono collegarsi con altre realtà, perché il fiume Secchia che sta un po' più a valle, e quindi con comuni e con parchi che ovviamente portano avanti questa forma di salvaguardia ma anche di turismo, creare questi rapporti di sinergia, perché oggi necessariamente se non facciamo la sinergia
tutto finisce, certo. Questa sinergia può far sì che la gente tranquillamente, che possiamo prendere dal Garda, portarli sui nostri territori collinari, portarli attraverso il Parco del Mincio, arrivare ai laghi di Manto e poi proseguire arrivando a Governolo e in tutti quegli aspetti importanti che seguono l'asse del Mincio, ma per questo continuare poi a visitare i territori che sono ricchi di storia, di monumenti, perché il complesso del Polirone, per citarne qualcuno, e soprattutto le valli, anche il percorso del Secchia rappresenta un'opportunità grande ed importante. Non dobbiamo essere gelosi l'uno dell'altro, ma dobbiamo essere aperti, perché soltanto in questo modo riusciremo a portare più gente, siccome se la gente arriva, porta ricchezza, è chiaro che noi dobbiamo portare sempre più gente ed essere stimolanti anche nel fornire, come diceva orora il presidente Groppelli, queste forme alternative che possono sembrare l'invenzione di Colombo, ma rappresentano una grande comodità per chi vuole andare in vacanza e vivere la natura, vivere l'ambiente in un determinato modo, a tutto tondo, a 360 gradi. Poi ricordiamo che comunque all'estero sono forme di turismo che sono ormai consolidate, date per scontate anche all'estero, in Germania prima di tutto, lo sentivamo nel servizio. Noi abbandoniamo per un attimo il discorso turismo rurale, ci spostiamo sul versante dell'allevamento, parliamo in particolare dell'allevamento suinicolo, ed è ancora crisi per il comparto suinicolo, è una domanda, c'è chi giura di sì. Noi siamo andati a sentire Lorenzo Fontanesi, che è il presidente dell'OPAS, organizzazione produttori e allevatori di suini, e dal suo punto di vista c'è preoccupazione soprattutto in vista dell'adeguamento alle normative sul benessere animale. Sentiamo il contributo telefonico. Il comparto suinicolo è di nuovo nella bufera. Il rialzo delle quotazioni dei suini pesanti la scorsa estate, sfociato nel dato record di novembre di 1,6 euro al chilo, oggi sembra già un lontano ricordo. I primi cedimenti risalgono a dicembre, la flessione è diventata poi evidente a gennaio con il prezzo sceso a soli 1,3 euro, sostanzialmente confermato anche per febbraio e marzo. Molti gli allevamenti che nei mesi scorsi hanno scelto la chiusura o la riduzione dei capi allevati. Alle attuali difficoltà si aggiungeranno con il prossimo anno i problemi causati dall'adeguamento degli allevamenti alle norme sul benessere animale, che prevedono l'abbandono delle gabbie per i reparti di maternità. Fontanesi, è lecito aspettarsi un'altra ondata di crisi per il settore suinicolo? Io penso di no, penso che sia tecnicamente impossibile, perché vorrebbe dire la fine del nostro settore. Sicuramente in quest'ultimo tempo il nostro settore ha avuto una grossa ristrutturazione. Alcune aziende, diverse aziende sono state costrette a chiudere purtroppo, però oggi stiamo vedendo che i numeri d'offerta sta fortemente diminuendo, di conseguenza in questo momento stiamo soffrendo, ma l'aspettativa è quella che la diminuzione dell'offerta porti comunque ad un mercato in ripresa. Quali conseguenze ci saranno dalla nuova normativa sul benessere animale? Le conseguenze che andremo a riscontrare è quello dell'aumento dei costi per adeguarsi a quelle che sono le normative. Normative tra l'altro, oserei dire anche poco eque per la nostra produzione, perché tutto il resto d'Europa ragiona per un suino leggero, mentre invece noi abbiamo un suino pesante, di conseguenza quelle normative che ci vengono imposte dall'Europa tante volte sono inapplicabili nella nostra produzione tipica. Un po' di rammarico, ecco, se si può dire, perché a fronte di una crisi così, così pesante, così lunga nel tempo, ci si aspettava quantomeno una cosa che non costa niente se non un po' di buona volontà, che è quella della semplificazione, la sburocratizzazione del nostro sistema, che purtroppo ci sta aumentando, ci ha aumentato tantissimo i costi nella gestione. Quindi se si può fare un appello a tutti gli organi di controllo e alle istituzioni è quello, ma questo vale per il nostro settore, ma credo anche per tutti gli altri settori, di cominciare a mettere mano a quella che è la nostra burocrazia, che è molto più pesante rispetto a tutto il resto del mondo.
Ecco, beh, insomma, ancora il peso della burocrazia sul settore suinicolo. Tra l'altro vi ricordo che l'OPAS sta preparando la sua assemblea annuale di bilancio, che è prevista per martedì 24 aprile. La cooperativa presenta numeri in forte crescita, si parla di 80 soci, un fatturato 2011 cresciuto di 25 punti percentuali. Fra i temi all'ordine del giorno di questa assemblea ci saranno i listini e il futuro del mercato suinicolo, nonché i progetti di OPAS per il 2012-2013. Noi adesso andiamo a vedere che cosa è successo all'assemblea annuale invece di Confagricoltura Mantova, che è andata in scena la scorsa settimana. Ospite d'eccezione il presidente nazionale di Confagricoltura, Mario Guidi. Sentiamo cosa è emerso. In particolare è stato messo in luce l'aspetto del fare rete, che continua a essere così un punto in comune non solo con gli agriturismi ma anche ovviamente con tutte le imprese agricole. Sentiamo. Si è tenuta lunedì scorso l'assemblea annuale di Confagricoltura Mantova, aperta con un minuto di silenzio in ricordo del presidente Sergio Cattelani, improvvisamente scomparso nello scorso mese di novembre. Alla presenza del presidente confederale Mario Guidi e del presidente di Confagricoltura Lombardia Francesco Bettoni, il presidente Andrea Pagliari ha affrontato nella sua relazione le questioni di maggiore interesse per il comparto agricolo in questo momento, tra le quali il pacchetto latte, la situazione del comparto suinicolo, la direttiva nitrati, i costi di produzione e gli oneri burocratici. Un approfondimento specifico ha riguardato il consumo di suolo in relazione al fatto che la provincia di Mantova ha subito nel corso degli ultimi 40 anni una riduzione della superficie agricola nell'ordine dei 18.000 ettari. Purtroppo, ha sottolineato al riguardo il presidente Pagliari, dal 2010 la superficie agricola utilizzabile è scesa al di sotto della fatidica soglia dell'80% rispetto a quella dell'intera provincia. Da non dimenticare inoltre i vincoli naturalistici che arrivano dalle aree protette e che nella nostra provincia interessano circa 44.000 ettari, un quarto della superficie agricola utilizzabile. È inaccettabile che a rimetterci siano sempre gli agricoltori. L'anno è stato difficile, meno di altri, però ci aspettiamo comunque un'annata molto problematica anche per la probabile siccità al di là delle piogge di questi giorni. L'associazione sta andando molto bene, il numero dei soci è stabile, in un contesto dove le aziende comunque chiudono è già questo un grande risultato e le economie e l'attenzione che stiamo facendo nel proporre i nostri servizi, l'efficienza e anche proponendo servizi nuovi ci permette di avere oggi dei bilanci assolutamente in ordine, di avere anche avuto la possibilità di fare alcuni accantonamenti, ma soprattutto di aver mantenuto per il quarto anno consecutivo sia le quote associative sia i costi dei servizi fermi sui prezzi degli anni precedenti. L'invito alle imprese è di aggregarsi, perché al di là di tutte le norme, al di là della protezione che le organizzazioni potranno fare del settore, al di là delle rivendicazioni giuste anche in termini di IMU, rimane un elemento fondamentale. 2011 ci ha insegnato che il mondo che c'era prima non ci sarà più domani, non dobbiamo attrezzarci come sistema agricolo, chiedendo un po' meno e essendo più disponibili ad affrontare il mercato. Come lo facciamo? Con i contratti di rete, con le aggregazioni. Il mondo agricolo non sa il potere che ha in mano se fosse tutto aggregato, se potesse dialogare con la grande distribuzione, con l'industria alimentare in una maniera coesa. Finché affrontiamo i mercati come soggetti singoli noi saremo sempre perdenti. Qualsiasi tipo di riforma della PAC, qualsiasi tipo possono essere gli interventi che lo Stato può mettere a disposizione. Ecco, eccoci in studio, finito il servizio. In due parole, Groppelli e Pellizzer, su che cosa puntare per dare sviluppo al territorio? Se doveste scegliere una parola chiave, Groppelli. Allora, sinergie tra le attività, soprattutto puntare su turismo, agricoltura e aree protette, però non in modo di battaglia, ma in modo univoco per far sì di trovare sotto questi tre aspetti un aspetto importante che possa differenziarci da altre realtà non nazionali, da altre realtà internazionali. Pellizzer. Il rispetto dell'uomo e il rispetto delle regole che caratterizzano la vita sociale. Direi che è perfetto, avete
comunque sintetizzato quello che è un pochino il concetto, era il messaggio di questa puntata. Noi vi lasciamo la nostra consueta rubrica Flash Agricoltura, che racchiude tutte le notizie di questa ultima settimana che riguardano da vicino il settore primario. Importante appuntamento per l'associazione Mantovana Allevatori, che domenica 6 maggio alle 10 si riunirà presso la sede di Tripoli di San Giorgio in occasione dell'assemblea annuale dei soci. Sul tavolo l'approvazione del bilancio 2011. Il presidente Alberto Gandolfi, dopo la relazione sull'andamento dell'annata zootecnica, darà la parola alle istituzioni e alle organizzazioni sindacali. Seguirà la consegna dei premi Master Breeder per gli allevatori che nel 2011 hanno registrato le performance migliori in ambito lattiero e suinicolo. Dimenticarsi delle imprese di meccanizzazione nelle modifiche da apportare alla proposta di riforma della PAC potrebbe essere un autogol pesante per il mondo agricolo. È quanto sostiene Sandro Cappellini, direttore di APIMA Mantova, facendo riferimento al capping, ossia alla soglia prevista nell'assegnazione dei contributi, fissata nella misura massima di 300.000 euro. L'attuale proposta tiene in considerazione esclusivamente i costi del lavoro, precisa Cappellini. A tale proposito, APIMA auspica che possano essere decurtati anche i corrispettivi pagati dalle aziende che hanno fatto ricorso ai servizi delle imprese di meccanizzazione agricola. Arriva la pasta 100% italiana dal campo allo scaffale. L'iniziativa è di Coldiretti, Coop e Lega Coop Agroalimentare, che hanno scelto il prodotto simbolo della cucina nazionale per avviare una collaborazione senza precedenti. La produzione della materia prima e la sua lavorazione saranno infatti rigorosamente italiane, garantendo così occupazione e reddito ad agricoltori e lavoratori. Alla base dell'iniziativa un inedito accordo diretto e trasparente tra produttori e consumatori, primo esempio ufficiale di coimprenditorialità. Sabato 28 aprile alle 10.30 presso l'agriturismo Corte Valle San Martino a Moglia verrà inaugurato il museo del Salam Casalin. L'iniziativa è della famiglia Mezza, che da anni raccoglie e conserva centinaia di oggetti e strumenti legati alla vita di un tempo nelle campagne della Bassa Mantovana. Dalla collaborazione con il consorzio agrituristico mantovano e grazie al sostegno dell'amministrazione comunale di Moglia nasce dunque questo museo, che si caratterizza per la presenza di una collezione tematica legata all'allevamento dei suini e alla trasformazione delle loro carni. Filiera risicola in affanno, è questo l'allarme lanciato pochi giorni fa in occasione di un incontro tra i rappresentanti del comparto presso la sede della Regione Lombardia. La situazione, ha detto l'assessore all'agricoltura Giulio De Capitani, è molto delicata a causa della riduzione del prezzo del riso, della crisi idrica degli ultimi mesi e delle difficoltà nello smaltimento del prodotto invenduto. Ma a destare preoccupazione è anche la progressiva diminuzione delle semine, che secondo i dati dell'ente Risi rischiano di ridurre di 10.000 ettari la superficie nazionale coltivata, che passerebbe così da 247.000 a 237.000 ettari. La crisi sta mettendo a dura prova l'impresa agricola. Secondo una recente analisi di Movimpresi sui dati relativi alla natalità e mortalità delle imprese italiane nel primo trimestre dell'anno, il comparto sta segnando un arretramento. Il rapporto segnala in particolare che sono più le aziende agricole che chiudono rispetto a quelle che nascono e che l'agricoltura è il settore produttivo che ha il saldo negativo maggiore, meno 13.335 unità. Bene, siamo arrivati al termine anche di questa puntata dedicata al turismo rurale. Io ringrazio i miei ospiti, Giuseppe Groppelli, presidente di Terra Nostra Coldiretti Mantova. Grazie. Grazie agli ascoltatori, e grazie a voi per avermi invitato. E Maurizio Pellizzer, neopresidente del Parco del Mincio e presidente GAL Colline Moreni, che io ringrazio. Grazie. Ovviamente anche la mia regia, Luca Trentini e Claudio Rossetti. Vi invito a seguirci sulla nostra pagina Facebook, Confini Oltre l'Agricoltura, Mantova TV, e vi do appuntamento come sempre a lunedì prossimo alle 14.30 e alle 21.10 su Mantova TV. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
collaborazione con Consorzio Agrario Lombardo Veneto. Fedeli alla terra. Il miglior grana padano lo trovate solo nel punto vendita del caseificio europeo a Bagnolo San Vito. Ed inoltre, a completare l'offerta del gusto, troverete carni suine, bovine e pollame provenienti dai nostri allevamenti garantiti. Caseificio europeo, meta ideale per palati esigenti. A Bagnolo San Vito,